Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Massimiliano e voi siete su SubH2O. Prima di iniziare il video volevo fare, come al solito, la premessa, quella che ormai conoscete tutti, che riguarda la nostra pagina Facebook. Vi invito infatti ad andarla a visitare e a mettere un mi piace. Infatti verranno condivisi sempre tanti articoli molto interessanti che riguardano il mondo della natura, il mondo marino e non solo. Quindi vi invito a visitare questa pagina e il link ovviamente lo trovate qui sotto in descrizione. Detto questo, iniziamo subito. L'argomento di oggi, l'avrete già letto dal titolo, sarà la narcosi da gas. Abbiamo parlato a lungo dei rischi che purtroppo si nascondono dietro la subacquea, ma non abbiamo ancora parlato proprio di questo. Infatti tutti noi subacquei siamo praticamente affascinati sicuramente dal mondo sommerso e quindi siamo soliti pensare in maniera anche piuttosto inconscia che più andiamo in profondità più abbiamo la percezione di esplorare questo ambiente nel migliore dei modi. Ma lo sappiamo, nella subacquea ci sono dei limiti. Per quanto riguarda, abbiamo già detto, la didattica open, il limite è quello di 18 metri. Invece per quanto riguarda la didattica advanced, cioè la didattica successiva a quella open offerta da PADI, il limite è fissato a 30 metri. Ed è proprio superando questo limite, quindi superando i 30 metri, che si può fare evidente il pericolo di cui parlavo precedentemente, cioè la narcosi da gas, chiamata anche effetto Martini o sindrome neuropsichica d'aria compressa nella medicina iperbarica. Questa condizione, che può avere dei seri effetti negativi, può presentarsi durante un'immersione. Proprio per questo motivo, a mio avviso, è giusto conoscerla, è giusto sapere quali sono gli aspetti che la provocano e un po' cosa succede quando si manifesta, così da poterla evitare nel migliore dei modi. Abbiamo parlato veramente tanto della differenza di pressione che c'è tra l'ambiente sommerso e l'ambiente terrestre. Se non l'avete ancora fatto, vi invito infatti ad andare a guardare i video precedenti. Abbiamo parlato anche molto a lungo di come noi esseri umani, noi uomini, siamo effettivamente evoluti per vivere in un ambiente come quello che ci circonda, quello terrestre. Abbiamo visto cosa succede se si ha una modificazione di questo ambiente. Infatti, ovviamente, non ci siamo evoluti per respirare sott'acqua. Però con l'avanzare della tecnologia, con le scoperte in campo scientifico, questo è stato possibile. E, come abbiamo visto, è alla portata ormai di tutti. Sin dai primi del 1900, infatti, è stata messa a punto l'aria compressa, cioè si è trovato il modo di schiacciare, quindi di comprimere l'aria o qualsiasi altro gas all'interno di dei serbatoi. Infatti, proprio grazie a queste scoperte che è stato possibile trasportare grandi quantitativi di gas in serbatoi relativamente piccoli. E immaginate questo che evoluzione è stata, soprattutto in campo industriale. Proprio l'aria compressa è quella che si trova all'interno delle nostre bombole quando facciamo le immersioni. Nello specifico è compressa a 200 bar. Ho già spiegato in precedenti video che per permettere gli atti respiratori differenti pressioni, l'erogatore, quello che utilizziamo per l'inspirazione quando siamo sott'acqua, deve regolare la pressione di erogazione praticamente alla pressione circostante. Però, ritornando a un discorso evoluzionistico, noi non ci siamo neanche evoluti per respirare ovviamente aria compressa, motivo per cui, come è logico pensare, farlo, quindi respirare aria compressa, può effettivamente esporci a dei rischi. Studi nel campo della medicina iperbarica hanno infatti dimostrato che possono verificarsi dei problemi nell'ispirazione di aria a determinate pressioni. Si è scoperto infatti che superando le 4 atmosfere o 4 bar di pressione, effettivamente
si può manifestare quella condizione, come avevo detto precedentemente, che si chiama sindrome neuropsichica d'aria compressa, in termine tecnico ovviamente, ma più nel gergo chiamata effetto Martini, che dà appunto al povero malcapitato una sensazione di ebbrezza che lo porta ad agire in modo razionale ed incontrollato, come fosse appunto ubriaco. E questo il motivo per cui viene chiamato effetto Martini, perché è una condizione assimilabile a quando beviamo dei bicchieri di Martini, la bevanda alcolica. Viene anche chiamata però narcosi da gas. Ma perché fisiologicamente avviene proprio questo? Beh, si è scoperto che effettivamente i gas che noi respiriamo a determinate pressioni, che come abbiamo detto sono superiori ai 4 bar o 4 atmosfere, sono così compressi che effettivamente alcuni di loro possono manifestare una sorta di affinità nei confronti dei grassi, dei lipidi, e quindi andranno praticamente ad ancorarsi ad essi. Inizialmente si pensava che tutto questo fosse dovuto soltanto ai gas cosiddetti inerti, come l'azoto e altri gas presenti veramente in piccola percentuale, ma solo successivamente si è scoperto che invece riguardava un po' tutti i gas della miscela che respiriamo. Il problema è, come abbiamo detto, che proprio l'affinità che manifestano nei confronti dei lipidi, ma non si ancorano soltanto ai lipidi, ma addirittura riescono a legarsi tra loro, come il caso del monossido di azoto, che si forma appunto dal legame dell'azoto con l'ossigeno. Questa è una miscela che risulta avere particolare affinità proprio per i lipidi. Ma quindi perché quei sintomi? Perché nel cervello umano ci sono molte strutture che sono effettivamente costituite da lipidi. Sono strutture più che altro di sostegno o addirittura strutture che avvolgono praticamente l'assone del neurone. E quindi il fatto che questi gas effettivamente si ancorino a queste strutture fa sì che questo potrebbe generare una alterazione degli impulsi nervosi. L'effetto simile all'ebbrezza, in realtà, se vogliamo, nel termine più tecnico, è una sorta di narcosi. Per intenderci, quella simile a quando si inala il gas esilarante. In realtà, dire che questo si manifesta effettivamente superando le 4 atmosfere o 4 bar è una semplificazione, perché come abbiamo detto è un fenomeno che riguarda i singoli gas che si trovano all'interno di una miscela. Quindi è forse più corretto parlare della pressione parziale dei gas in cui questa condizione si manifesta. Per quanto riguarda il gas più rappresentato, l'azoto, sappiamo che questo provoca questo tipo di narcosi quando supera i 3 bar di pressione o 3 atmosfere. Essendo l'azoto presente nella nostra miscela al 78%, possiamo dire che a 1 bar avremo una pressione parziale di 0,78 bar. E se andiamo a calcolare la pressione parziale invece a 30 metri, quindi facendo un calcolo 0,78 per 4 che sono i bar presenti a 30 metri, otteniamo 3,1, che già comunque è una pressione parziale in cui proprio questo gas risulta essere narcotico nei confronti di chi lo inala. Tenere conto di questa nozione è molto utile se per esempio dobbiamo analizzare delle diverse miscele di gas che sono addirittura molto utilizzate proprio per questi motivi nella subacquea tecnica, ma questo lo spiegherò in un altro video. Ma in che modo questa narcosi risulta pericolosa per il subacqueo? È facile poterlo intuire? Beh, la narcosi può portarci ad essere più incauti, più temerari, e potrebbe addirittura farci soffrire di quella condizione che viene chiamata euforia da profondità, e questo può risultare veramente molto pericoloso per il subacqueo. Sono infatti questi i sintomi
più comuni di questo tipo di narcosi, non per niente paragonata all'ebbrezza da alcol. Ma come si evita? Beh, non c'è un reale modo per evitarlo, però l'unico metodo è quello di saperla riconoscere e capire quando questa comincia a manifestarsi. Guardare quindi il computer subacqueo e vedere la profondità a cui ci troviamo e, nel caso, cercare di salire di qualche metro. In teoria dovrebbe già sparire. Così spiegato, effettivamente sembra qualcosa di molto pericoloso, motivo per cui mi sono informato tra i più esperti per capire un po' di più come funziona dal punto di vista pratico. Mi hanno spiegato che effettivamente è più comune che si manifesti a 30 metri, ma non è per tutti così, perché ognuno ha il proprio livello di tolleranza, un po' come succede con l'alcol. Oltretutto dipende molto dalla velocità in cui si scende in profondità, perché proprio questo pare essere un fattore che agevola questo tipo di condizione. E anche loro effettivamente hanno ribadito che il metodo migliore per far sì che questa non sia così pericolosa è quello di saperla riconoscere, saperla individuare e evitarla prima che questa si manifesti nella sua forma più importante. È proprio questa, infatti, una delle abilità che il subacqueo, che va a determinate profondità, deve imparare. Quindi, con questo argomento abbiamo finito qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi invito a mettere un bel mi piace. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se volete rimanere sempre aggiornati attivando la campanella. Ci saranno degli altri video di questo tipo. Rinnovo l'invito a visitare la pagina Facebook. Il link lo trovate sempre qui sotto in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!